Ciao a tutti e bentornati nel nostro bed and breakfast ursino. Oddio, non è ancora un bed and breakfast, lo dobbiamo ancora costruire, però io ho un grosso dubbio, cioè qua la questa mi dice che devo... vabbè, trovare a Timber Crossing Tony, che è, vabbè, il falegname. Quando la situazione ti rendi conto che hai dimenticato qualcosa. E secondo me questa cosa che hai dimenticato è che devi tornare a casa dalla mamma. Devi tornare a casa dalla mamma. Cioè, sono 2 giorni che sei in giro. Per cui io direi che torniamo a casa dalla mamma. Sì, non so se qua si ricongiungono. Secondo me se io vado in giù dovrei ritornare a casa dalla mamma. No. Ah, vedi, ticket. Quindi si va in giro in tondo praticamente. Clear the way. Ah, dovrei pulire la strada. Ma dovrei avere un tool che non ho. La mamma! Oh cavoli! Non posso passare da qua. Mamma! Mamma, sono qua! Oh mamma, come sarà preoccupata, povera donna. Guarda! Pulisci i panni. Ok, quindi da qua non posso passare. E proviamo dall'altra parte. Ma guarda, qua ci sono dei pezzi di metallo. Allora, comincio a capirci qualcosa. Allora, le cose che sbriluccicano sono quelle da raccogliere. Brava, eh? Allora, qua si torna indietro. Mi farà andare in giù e tornare dalla mamma o dovrò fare direttamente la quest? Proviamo. Riuscire a tornare dalla mamma. Paura sto posto. C'è l'acqua e non posso arrivarci, cioè dovrei girarci attorno. Ok. Mamma, sono tornato. Ecco qua era dove la mamma stava pulendo i panni. Eccola, mamma! C'è sempre qualcosa da fare intorno alla casa? Chiunque ti dica qualcosa di diverso da questo non ha mai guardato dietro il suo frigorifero. Ah, ma non era preoccupata per niente. Mamma, sono 2 giorni che non torno. Se ho problemi ad addormentarmi, semplicemente inizio a leggere il mio libro. Mi immagino che il mio cervello semplicemente preferisca spegnersi che leggere un'altra parola. Ma quindi la mamma non era preoccupata? Va bene, allora torno dai miei amici. Ciao mamma. Sono vivo, vado a gestire il bed and breakfast.
È una grande roccia. È difficile muoversi in questo gioco qua, eh. Rimani sempre incastrato da qualche parte. Ah, forse lo fanno apposta, dovrai costruire degli arnesi per andare dalle varie parti, perché qua non si passa, ok. Bene. Bene, tutto questo è meraviglioso. E utilizzeremo questo vecchio capanno. Non ho visto nessun umano reclamarlo per anni. Oh sì, questo andrà benissimo. Guarda che finalmente ha deciso di farsi vedere. Come stavo dicendo ai tuoi amici qui, la legna che hai portato dovrebbe essere abbastanza. Comincerò a lavorare. Prima devi pulire lo shed da tutto, cioè il capanno da tutto il pattume. Penso di poterlo fare. Ma penso di averlo già fatto. Infatti, l'avevo già fatto all'andata. L'hai pulito? Sì. Bene. Ora dovremo usare questo vecchio tavolo da lavoro. Il cosa? Beh, non puoi prendere a martellate un chiodo nell'aria. Hai bisogno di farlo in qualche posto dove funzioni. Il tavolo vicino all'albero, anche. Prendi un po' di legna e mettila assieme intanto che sistemo il posto. Oggetti riparabili. Puoi riparare vari oggetti nel mondo. Ok, raccogliendo i materiali richiesti. I workbench, i tavoli da lavoro, ti permettono di costruire in quell'area. Ah, i monumenti miglioreranno lo stato dell'area e attireranno molti più clienti. Ok, i passaggi verranno puliti. E i ponti verranno riparati per permettere l'accesso alle varie zone. Quindi un po' quello che dicevamo prima. Molto bene. Quindi mi segna questo qua. Che cosa mi richiede questo per essere riparato? Pine wood plank. Me ne chiede 3, io ce ne ho 43. Mi ferma. Perfetto. Posso usare questo adesso per costruire stanze e mobili. Bene. Io voglio metterlo che si vedano un po' i muri, mi piace di più. Oddio, in realtà mi piace col tetto proprio, però poi quando entro lo devo togliere. Facciamo così. Questi sono rifiuti da raccogliere. Questo, cosa ti richiedeva? Ah, vedi, devo fare questo locker tool. Per il resto i materiali ce li ho. Interessante. Hai sistemato il workbench? Come se fosse nuovo. Molto bene. Grazie. Scusami. Ah, non gli è piaciuto molto come l'aveva sistemato. Avrai tutto il tempo che vuoi per migliorarti. Ora, gli umani hanno superato i pavimenti di fredda pietra e di paglia un bel po' di tempo fa. Preferiscono dormire su una superficie pulita e nuova. Bene. Qui non c'è nessuna di queste cose, però posso provarci. Stock update, bon voyage. Ha nuove oggetti disponibili.
Visita lo shop per trovare nuovi oggetti ottenibili per l'acquisto. Congratulazioni, hai sbloccato una nuova ricetta di crafting. Shabby palette, vabbè, un letto un po' trasandato di fatto con i palette. Possiamo farne uno al workbench. Gli oggetti funzionali sono specifici per ogni stanza e sono craftati direttamente dai materiali. Ok. I letti danno comfort e ok, questo comfort, quindi un cuscino e vanno in camera da letto. Le toilette danno igiene, che è l'acqua. Qua il simbolo dell'acqua e vanno nel bagno, eccetera eccetera. Lui vuole che io faccia un letto, va bene, però mi è venuta anche la scritta che c'erano delle nuove cose disponibili. Dovrò parlare con lui. No mamma, sono al lavoro. Sì, ho ricevuto il pacchetto che mi avevi spedito. No, mamma, quant'è che avrei dovuto mangiare tutte quelle salsicce? Senti, mamma, devo andare. Sto lavorando. Sì, mamma, ti amo, ti voglio bene anch'io. Ok. Coin, ma io le coin come le ho fatte? 250, questo. Ah, ma posso comprarli tutti? Uno, questo è un mobile, questo è un altro letto. Ah, ma questo è wooden, è fatto di legno, quell'altro era fatto di pallet. E tre. Un mobile e una cassa, sembra. Va bene. Va bene. E poi le imparo. Apri l'inventario. Cliccandoci sopra penso. Uno, due e tre. Adesso questo è per vedere i muri e questo è per i piani. Allora, crafting. Eccolo qua. Ricette conosciute. Ho quelle funzionali e ne ho una di decorativa. Ah no, decorativa non, tubo. Questo è il Shabby Palette, quello che mi ha dato l'omino. Questo è quello di legno più carino. Cosa chiede? Una plywood plank e una cotton sheet. E questo chiede 2-2. Questo 4-4-4. Ok. Ah, danno sia. Ah, questo. Ah, ok. Questo dà 5 comfort e 2 decorazione. Questo dà 5 comfort e 4 decorazione. 3 comfort e 3 decorazione. E 2 comfort e 2 decorazione. Ok. Ok. Ora io voglio capire. Voglio capire una cosa. Lui mi ha chiesto un letto qualsiasi o mi ha chiesto proprio quel letto? Allora, i letti ovviamente sono una cosa che assolutamente serve in un bed and breakfast. Ma craftarne uno non può essere, è una cosa un po' più complicata rispetto a come sembra. Il nuovo tavolo da lavoro. Un po' di istruzioni, cioè ti darà un po' di istruzioni. Allora mi dice di usarlo per craftare un letto, non specifica che letto, forse. Allora proviamo a fare il letto quello un po' più bellino, già che ci siamo.
Quindi questo. Ah, è velocissimo, ho già fatto. Vediamo se me lo calcola come buono o no. No, dovevo fare quello brutto. Ok. Dovevo fare quello che me lo sulla ricetta. Giusto? E infatti adesso me l'ha preso. Vabbè, già che ci sono. Posso fare anche un mobile? Sì. No, anche due. Uno. E una cassa panca. Ma sì. Ok. Molto bene. Sei stato in grado di fare letto, cavoli, ne ho fatti due, ho fatto un mobile e anche una casa panca, pensa a te. Ecco, eccolo qua. Non pensavo potesse venire peggio del disegno sul modello, ma eccoci qua. Oh, intendo dire eccellente, mi hai fatto così bene, è meglio del mio a casa. Questo è semplicemente triste. Bene, sbrigati e utilizzalo. Costruisci una stanza, una camera da letto e mettici il letto. Molto bene. Costruiamo una stanza. Comfort. Aspetta, non ho capito niente. Aspetta, riproviamo. Costruire. Stanze, c'ho solo comfort. Bedroom. La minimum size è 2x3, questo è per la porta, questo è per il letto. Ok, abbiamo della porta del letto. Costa quello che costa, crea la stanza. Questo cos'è? Aggiungi una finestra, aggiungi una porta. Ah no, questo non c'entra niente. Quindi, ok, 2x3. 2, 3 e 2. Ok, poi la porta la mettiamo qua, cioè io farei un po' di stanze qua, messe qua così, almeno un paio di stanze qua. Quindi la porta la mettiamo qua. È grossissima quella porta, sbaglio. E poi cosa devo metterci? Il letto. Mettiamoci questo qua, orrendo. L'altra cosa fondamentale è il letto. Ok. Costa 60 e io ho 50. E come faccio a guadagnare soldi? Non dovevo spendere tutti quei soldi? L'hanno fatto apposta a farmi spendere i soldi. Magari posso anche vendere, non lo so, eh. No, dalla fregatura. E mo? Andare di qua. Qua è chiusa. Ah, quello c'è una quest, magari mi dà dei soldi. Ok, questo
verso la fine della mappa. No, proviamo a parlare con lui, magari. Oliver. Oh, ciao. Guardate come sei bello. Non ci ho mai visto intorno ai miei bus finora. Ma io veramente penso che sia tu quello difficile da vedere. E lui è umano, non capisce. Ma è diversi da orso. Oh, guarda che carino che sei. Sono Oliver. Guido gli autobus. Ah, che sciocco che sono. È ovvio che non è evidente. Gli orsi non prendono i bus. Prendi i bus? Sono stato su un trattore rotto in passato. Conta? E fa sempre dei rumori da orso. Non vedo perché non dovresti comunque. Sai cosa? Potresti farmi un favore? Ho questa lettera che vorrei tanto spedire. Ma non posso lasciare i miei bus. E non c'è stata posta da anni. Probabilmente tu conosci questo posto meglio di come lo faccio io. Pensi che potresti trovare la strada per Sawdust e dare questa a Beanie da parte mia? Scratch envelope. Ok. Di solito si trova attorno alla Firewatch Tower. E non ho molte alternative comunque, per cui. Guarda, raccoglie i rifiuti, che carino. Prendi tutto. Beh. Non posso aprirlo. Già che sono qua, esploriamo un po'. Non posso aprirlo. Parliamo di questo strano personaggio. Tuk. Un professionista della spazzatura al tuo servizio a tua disposizione, ma però non. Le persone non capiscono il valore di quello che buttano via finché non glielo fai capire e glieli fai pagare un sacco. Ok. Bene, bene, bene. Ma adesso che sono tranquilla, che la mamma non è disperata a cercarmi, posso tranquillamente gironzolare un po', eh. È di qua che dovevo andare a consegnare la lettera, sperando che mi dia un po' di soldini. Eh già, perché sono sempre a 50. Devo aprire la strada. Ok, ma ho bisogno dei materiali da minatore, diciamo. Secondo me è qua la tipa. Questo cos'è? Un vecchio computer. Interessante. È una cosa di una quest. Prendiamola. Eccola qua.
Sabine, ciao. Non penso che ci siamo mai conosciuti. Come sei finito qua? Con i miei piedini. E fa sempre dei suoni gorgoglianti da orso. Ma mi fa ridere che tutti gli parlano e lui risponde facendo versi da orso. Cioè, proprio sì, è normale trovarsi davanti a un orso. Bene, l'attività fisica è sempre una grande idea. Aspetta, puoi capirmi? Sono stata qua attorno per un sacco di tempo. Penso di capire più o meno quello che dici. Oh, davvero? E allora che cosa sto dicendo adesso? Adesso sto facendo dei versi da orso. E questo si capiva un po' poco. Penso che dovrei esercitarmi un po'. Oh, adesso mi sento male, mi dispiace. Ma ti sto solo prendendo in giro. Cosa ci sta facendo un sofficione come te da queste parti? Sto cercando Bini. Ho qualcosa per lei. Oh, ma quello è un soprannome. Io sono Bini. O Sabine. Se sei mia madre. Ma a me piace Bini. Nessuno mi chiama così. Cioè, nessuno mi chiama più così. Chi te l'ha detto? Oliver, l'uomo degli autobus. Mi ha dato una lettera per te. Oh, Ollie. Che tenero, che dolce. Non capisco perché si è fidato di te. Fammi vedere. Non ci posso credere che l'ha trovato. Olly, dov'è? Te l'ha detto? Non è un furbastro. Perché Weasel, sono andato a vedere, vuol dire sia donnola che furbastro. Però. Quindi dice, capisco la somiglianza. No, no, ha trovato l'ultima pagina del nostro Atlante. L'abbiamo fatto anni fa. Aveva appena preso la sua licenza di guida e aveva un e io avevo un cappello molto più piccolo. Abbiamo fatto la mappa di tutta la valle studiando dove mettere le stazioni dei suoi autobus e tutto il resto. Pensavo che fosse stata bruciata. Non sapevo che il fuoco fosse stato così grande. Senti, lo so che sei arrivato fin qua, ma potrei darti questa cosa da dargli indietro? Non penso neanche che lui sappia che io ho il resto. Compasso. Ah, è uno dei collezionabili, quindi mi sbloccherà qualche cosa che posso fare. Eccolo qua, ti aiuterà a trovare la tua via, del ritorno più velocemente. Ah, hai ottenuto il compasso che sblocca la map view della zona. Non è che si capisca molto. Si capisce neanche dove sono io. Ah, questo è il coso. Ah, leggenda. Player. Ma dov'è? Dove sono? Ma dove sono? Soldas. Ah, ecco. Forse ci siamo, forse ho capito, forse ho capito. Ah, forse adesso non mi vedo perché sono una specie di istanza. Lì c'è l'autobus. Woodpile. Ok, ho capito. Qua ci sono i passaggi alle altre zone. Ok. Va bene. Andiamo. Ho bisogno di soldi. L'unica cosa che non capisco è questi valuable che sono i rifiuti, secondo me. Potrò farne qualcosa prima o poi, sì.
Forse li vendo al procione. Allora, torniamo da... Prendiamo questo. Ma io posso... Questo spelluccica vuol dire che io posso entrare e rubargli le cose? Per capire. Pen o una sting? Io lo prendo. Oh, sei già ritornato. Hai trovato Bini? Gli hai dato la lettera? Sì, l'ho fatto. Fa dei... diversi da urso affermativi. Oh, lo sapevo che eri la persona giusta. L'orso, scusa. Quindi che cosa ha detto? Mi ha dato questo per te. Oh, wow. Amico. Ha trovato il resto. Questo è incredibile. Disegnare con lei tutta questa mappa è stata la cosa più divertente che ho mai fatto. A parte guidare gli autobus. Guarda, c'è Sawdust, High Lake, e guarda. E questo è dove siamo. Oh, probabilmente non sai neanche di cosa sto parlando. Questa vallata è grande. E ci sono posti che un bus non può nemmeno raggiungere. Ah, lo so, è selvaggio. Senti, sono stato qui per un po', giusto io e i miei bus. Ma non mi sembra giusto star qua a non far nulla. Nessuno, oh poverino, piange, nessuno ha avuto bisogno dei miei bus o di me per molto tempo. Ma se ci sarà tutta questa nuova gente che verrà a visitare, penso che dovresti avere questo. E guarda, vedi dove sono queste fermate dell'autobus? Se le sistemi, ti darò dei passaggi sull'autobus gratis. Bene. E penso anche che gli orsi non abbiano nessuna tasca per i soldi. Oh, ma che cose belle. Guarda, il primo è proprio di fianco alla capanna. Che cosa ne pensi? Quindi qua? No, questa è la local map. Forse da qua? Ah. Allora, questa è dalla local map. Posso vedere la... Oh! Cavoli. Cavoli, è grande! Qua dove c'è la casina, qua dove c'era lì il ranger, qua c'era la palude e qua c'è dove c'è il capanno. Interessante. Vediamo di capire. Allora, quella fermata dell'autobus è questa. Ok. Conferma. Wow. Una nuova bus station è ora disponibile. Puoi ora viaggiare velocemente qui. Come? Allora. Forse adesso che gli dico che l'ho fatto.
se non si è accorto che gli ho rubato la penna. L'hai sistemata? Sì. Approving bear noise. Rumore da orso di approvazione. Oh, è grandioso. Oliver sembra un amichevole, una persona amichevole e semplice, una delle poche persone che è rimasta alla Valley. Tuk, d'altro canto, è un animaletto che ha un gusto per le cose rubate, una strana coppia che vive in un'armonia particolare. Sento l'odore del gasolio nelle mie narici. Senti, ogni volta che ti imbatterai in uno di questi bus stop, dagli una pulita e mettigli un nuovo cartello. Oliver Toolbox. Meraviglioso. E boom! Ti porterò lì in no time. Bus station. Le bus station rotte possono essere trovate in tutto il mondo. Riparare una bus station in un'area, unlock il fast travel in quell'area lì. Dov'è? Ah, è qua. Il negozio era questo qua, quello che mi diceva che non potevo aprirlo. Vediamo cosa vende. Cavoli, 200 soldini per il coso della bus station. Progression, useful for cleaning. Logger tool, interessante. Questo mi interessa. È utile per pulire le pile di rametti. Di rami e rametti. Quindi questo lo devo venire a comprare, assolutamente. Non ho capito come si usa la. Mi hai dato i soldi? Ma no, diamine. Ah, perché devo ripararne un altro, probabilmente. Giusto? Tipo qua. Conferma. Una nuova bus station è fatta poi fast travel qui. Ma come? Da qui posso andare a Timber Crossing travel. Bello. Adesso me li dati i soldi, ti prego. No. Non riesco a capire cosa devo fare perché sono sempre con 50 monetine. Non posso costruire la stanza. E non so cosa fare. Beh, l'ultima cosa che mi rimaneva da fare era provare ad andare a chiedere la paghetta alla mamma. Infatti mi dice: "Ah, vedo che hai pochi soldini. Oh, mio bambino, lo so che quel giorno arriverà, il giorno in cui mi sentirò un parente utile ancora. Bene, ti posso aiutare. Ma devi promettere di essere più attento la prossima volta, va bene? Ecco qua, tesoro. Mi ha dato i soldini. Grazie, mami. Grazie. Che bello. Sono commossa. Che carina. Bella questa cosa. Effettivamente ha senso. Se uno rimane senza soldi, da chi va? Dalla mamma. Molto bene, quindi ora con i soldi che ci ha messo gentilmente a disposizione la mamma, possiamo
Possiamo finalmente costruire la stanza. Comfort bedroom. Facciamola qua che è più comoda. Facciamola dove avevano detto di farlo. 1, 2, 3 per 2. Ci mettiamo la porta. Poi mi domando se io devo aggiungere, così costa 60. Poi il letto l'ho già costruito, per cui non è che con R aveva detto che si girava, vero? Allora, prima della finestra mettiamo il baule che dava un po' di... Ah, ma questa forse è... Ho capito. Queste cose danno più comfort, più bellezza, più... Però non lo fanno solo nella stanza, ma questo cerchio che c'è dovrebbe essere l'area dove, diciamo, dove hanno influenza, suppongo. Questo non ci sta. Ah, qua sì. Qua no. Qua sì. Ah, ok, non la vedo perché è coperta dal muro. Va bene. Allora, costa sempre 60, per cui porte e finestre non contano niente. Cioè, porte e finestre non costano. Anche qua volendo si può mettere un'altra porta. Ok. Direi che ci siamo. Bene, possiamo andare a parlare con lui. Ah, guarda. Se non si esce da quella modalità con i tasti di movimento, si riesce comunque a vedere la zona. Ok, ho capito. Andiamo a parlare con il nostro amico Castoro. E quindi sei stato in grado di fare la stanza? Certo. Meraviglioso, la preferisco all'albero morto nel quale dormivo. Bene, ora questo è lo step più importante. Gli umani hanno sempre bisogno di ingrandire il loro falso senso di superiorità. Avendo qualcuno attorno che loro possono guardare dall'alto in basso. Sembra che sai molto riguardo a questo. Così abbiamo bisogno di farli sentire i benvenuti. Mettendo un piccolo tavolo di fronte alla casa che gli dica dove andare. E un piccolo libro nero per tenere i conti per lo squalo. Oh, certo. Così è come li fai. Allora, hai sbloccato una nuova ricetta di crafting. Ah, la front desk, ok, praticamente il bancone di benvenuto. Dopo che l'hai fatta, mettilo nella capanna, ed è tempo di cominciare. Allora, devo costruire questo front desk qua. Allora, ricetta. Front desk, pine wood, ne ho un sacco. Fatto. Esci da qua. Ah no, aspetta, devo piazzarlo anche. Quindi con questo. Ok, io lo metterei qua così. Andrà bene? Ok, speriamo.
Speriamo, speriamo, speriamo. Fatto anche questo. Hai messo il front desk? Sì, l'ho messo. Oh, è bello. Se non sapessi di più, direi che hai un talento naturale, Hank. Oh, così uno che apprende così velocemente. Non è così bello, ci ho messo un sacco di tempo e non c'è praticamente dentro niente. Gli piacerà? Tu sicuramente sei capace di accettare i complimenti, eh? Oh, scusa, grazie, grazie. Mi dispiace, no, piccino. Va a parlare con lo Shark Boy, il ragazzo squalo. Digli che abbiamo l'esercizio pronto. Oh, vuol dire che finalmente arriverà un cliente. Press the green button. Ciao, noi vorremmo avere qualche umano. Vorremmo che qualche umano venisse qua. Congratulazione! La tua proprietà premium è ora nella lista del network. Il tempo era arrivato perché qualcosa di sia intrigante che sfortunato avvenisse nella Silver Valley. La gente. Questi tipi per la maggior parte senza peli. Erano un argomento controverso nel vicinato. Qualcuno pensava che fossero degli esseri divini che plasmavano il mondo con la loro magia e le loro macchine. La maggior parte perché lasciavano dietro di sé del cibo e altri oggetti che gli animali amavano. Altri si arrabbiavano e li chiamavano i portatori della maledizione. Un po' drammatico, se chiedi ad Hank. Tutto quello che sapeva era quello che la sua mamma diceva sempre: stai alla larga. Allora, il front desk può essere usato per organizzare i tuoi resorts, quindi se ne può avere più di uno. Il pannello di visione globale ti mostrerà quali resort attivi hai scoperto. Ogni resort ti mostrerà quali sono le camere da letto disponibili, le richieste degli ospiti e le votazioni, le review. Le camere da letto che costruirai saranno listate dimostrando se sono libere o occupate. E il loro punteggio. Ogni mattina dei nuovi visitatori richiederanno di risiedere lì, devi accettarli e assegnargli la camera. In funzione del resort, ogni ospite avrà delle richieste per la sua camera. Usa il bottone accetta per accettare un ospite e assegnali la camera da letto, dove devono stare, cercando di far combaciare quali sono le sue richieste, tipo questo ha una richiesta di comfort di 15 e tu gli dai una camera che ha una richiesta, che offre 18. Ok, quindi cerca di accontentarli nelle loro richieste per avere delle migliori review e pagamenti. Puoi avere più richieste di ospiti se sistemi i monumenti. Il monumento di questo è un cesso chimico praticamente. Va bene.
Quando sei in giro per avventure anche in altre location, il tuo resort continua a funzionare. Ok. Allora, voglio vedere. Non c'è neanche una luce in sto posto qua. Andare di qua? Ah no, ok, l'ho messo giusto. Non qua, ma qua. Allora, facciamo che dormiamo, perché insomma accettarlo di notte, direi di no. Dormiamo, ma sì, vado qua. E dormo qua dentro, posso? Salve. Facciamo che ho dormito sul letto. Oh, la nuova giornata. Ci sarà qualcuno che vuole venire? Dinky Shed a Timber Crossing. Non me glielo posso cambiare? No. Ha una camera da letto, ha 0 guest e staff 0. Dettagli. Bedroom, una stanza che ha più 7 al comfort e più 4 alla decorazione. Dettagli. È vuota, ma che carino questo modo di gestire. Qua ho una richiesta, le review non ne ho, bedroom non ce l'ho. Prestigio, livello di prestigio 1. Ok. Resort Decoration 4. Ah sì, perché forse ho messo quel baule. Allora, vediamo che richiesta ho. Phoebe Parra. Allora, vuole stare un giorno. Richiede 3 comfort e 5 decoration. Io quanto ho? Non c'ho abbastanza decoration. Ok, accetto. Assegna la stanza 1, le vuole 3 e 5, io ho 7 e 4, te la fai andare bene. Questo guest you get each day. Allora ogni giorno ho 4 richieste, ma se adesso io vado nelle stanze, cosa è cambiato? Dettagli, ah vedi. La camera numero 1 arriva domani. Perfetto. Ok. Dio che pareti. Tutte muffose. Che brutte. Vabbè, speriamo. Non c'è neanche il bagno. C'è niente. Va bene. Allora, quanti soldi ho? Devo vedere una cosa. Quanti soldi ho? 90. Allora, io direi che mi fermerei qua per il momento e la prossima volta vediamo se la nostra cliente è felice della stanzetta che l'abbiamo creata con tanta fatica. Io vi ringrazio tanto per avermi seguita e ci vediamo la prossima volta. Ciao!